Quale mostro può ingoiare un grande squalo bianco? Trasformare uno dei più potenti predatori dei mari in un giocattolo indifeso? Il misterioso destino del grande squalo bianco Alpha ha impegnato i ricercatori per 2 decenni. Ora gli esperti ritengono di avere finalmente risolto il mistero, ma la soluzione è più inquietante di quanto si possa immaginare. I giganti della preistoria si nascondono nelle profondità marine? Resta sintonizzato e unisciti a noi per andare a fondo di questo avvincente mistero. Un incidente inspiegabile. I ricercatori australiani non se lo aspettavano proprio. Nel 2003 hanno dotato uno squalo bianco sano di 3 metri di lunghezza di un dispositivo di localizzazione per scoprire dove l'imponente predatore e i suoi conspecifici si aggirano al largo della costa occidentale dell'Australia. Chiamata Alpha, la femmina avrebbe dovuto fornire ai biologi marini nuove e importanti conoscenze sulla vita dei grandi squali bianchi, ma invece ha regalato agli esperti uno dei più grandi misteri della storia recente della ricerca. Circa 4 mesi dopo aver collegato il dispositivo di localizzazione, gli esperti si sono trovati in una situazione di assoluta confusione. Il dispositivo sbiadito si era arenato sulla spiaggia. Molto più confusa, tuttavia, è stata l'informazione che la successiva analisi dei dati ha rivelato. Il 24 dicembre 2003, intorno alle 4 del mattino, Alpha ha percorso una distanza molto lunga a velocità vertiginosa. Era come se lo squalo fosse passato alla modalità di caccia per inseguire un animale da preda. Alpha si è poi immerso a circa 580 metri di profondità e ha registrato uno sconcertante aumento della temperatura. In particolare, il termometro è passato da 7 a quasi 25 gradi Celsius. Nei giorni successivi, questo valore di temperatura è rimasto costante, con il trasmettitore che si è spostato a una profondità compresa tra 0 e 100 metri e che alla fine si è ritrovato nella sua posizione finale. Per gli esperti, Alpha non era affatto andato a caccia. Anzi, era diventata lei stessa la preda. È risaputo che la temperatura dell'acqua diminuisce ad ogni metro di profondità. A 580 metri di profondità c'è solo un posto dove la temperatura può essere di 25 gradi, nel corpo di un animale. Questo spiega anche perché il dispositivo di localizzazione era così stranamente sbiadito quando è stato scoperto. Era stato attaccato dai succhi gastrici di una creatura vivente. A questo punto, però, sorge una domanda fondamentale. Chi o cosa è in grado di mangiare uno squalo bianco adulto? In effetti l'elenco dei loro nemici naturali è estremamente scarno. Con un peso morto che può raggiungere le 3,5 tonnellate, in realtà solo le orche possono rappresentare una minaccia per l'imponente pesce predatore. Il problema è che non si spingono a profondità così elevate. Inoltre, nel tratto digestivo delle orche fa più caldo di 25 gradi. Errori scientifici. Qui Gong Jin lo sapeva già. C'è sempre un pesce ancora più grande. Ma come si può applicare questa citazione di Star Wars alla realtà? Esistono davvero pesci predatori nelle profondità dei mari, le cui dimensioni superano qualsiasi cosa conosciuta? C'è chi riprende questa domanda e la porta un po' più in là. Il megalodonte è riuscito a sopravvivere fino ai giorni nostri? Con una lunghezza stimata di ben 20 metri, il colosso preistorico divenne il più grande squalo conosciuto nella storia della Terra. Tuttavia, secondo le nostre conoscenze ufficiali, il megalodonte si è estinto tra i 3,6 e 2,6 milioni di anni fa. Ma nonostante tutte le informazioni raccolte, potrebbe davvero esistere ancora? A questo punto non dobbiamo dimenticare una cosa. Gli oceani, e in particolare le profondità marine, rappresentano ancora in gran parte il grande ignoto. Finora è stato esplorato solo il 5% dei fondali oceanici. Persino la superficie della Luna è stata mappata in modo molto più esteso. Mentre in passato gli esperti erano ancora fermamente convinti che la vita non potesse svilupparsi in nessun caso nel mondo estremo delle profondità marine, oggi siamo più intelligenti. Da bizzarri pescatori d'altura, a stravaganti polpi Dumbo, fino a pance a disco che cavalcano a più di 8.300 metri sotto la superficie dell'acqua. Le regioni appartate dell'oceano sono ricche di abitanti. Inoltre, le profondità marine rappresentano l'habitat più vasto della Terra, coprono il 65% della superficie terrestre e sono più grandi di tutti i continenti messi insieme. Ma non è tutto.
l'ipotetico ritorno del megalodonte non sarebbe la prima volta che una creatura ritenuta morta è in realtà viva e vegeta. L'esempio più noto di questi errori scientifici è la storia del celacanto. Per decenni i ricercatori hanno concordato sul fatto che questo pesce osseo fosse scomparso dalla scena terrestre 65 milioni di anni fa. Tuttavia, il celacanto non era a conoscenza del suo status ufficiale, motivo per cui fu catturato nella rete di un pescatore al largo delle coste del Sudafrica nel 1938. I biologi marini hanno fatto un'altra scoperta sensazionale nel 1976. Al largo della costa dell'isola hawaiana di Oahu, catturarono lo squalo elefante, fino ad allora completamente sconosciuto. Da allora la nuova specie di squalo è stata avvistata molte altre volte. L'esemplare più grande misurato finora era lungo ben 5,60 m, ma gli esperti ritengono che esistano ancora esemplari molto più grandi. Ascesa e caduta. Tuttavia, il megalodonte e lo squalo elefante differiscono per un aspetto importante. Gli squali elefante non sono predatori, pertanto il colosso preistorico era probabilmente un predatore apicale che si cibava di balene. La specie scoperta nel 1976, invece, è probabile che si nutra principalmente di krill. Secondo alcuni calcoli, la potenza di morso del megalodonte era fino a 10 volte superiore a quella del grande squalo bianco. E sebbene nessuno abbia potuto minacciare il gigante, secondo le nostre conoscenze ufficiali è scomparso dalla scena per sempre. Ma cosa ha ucciso il megalodonte? Questa domanda non ha ancora trovato una risposta definitiva. Fondamentalmente i ricercatori ipotizzano che si trovasse a casa nelle zone alte dei mari caldi. Tuttavia la formazione del ponte di terra tra il Nord e il Sud America potrebbe avergli sbarrato la strada verso le acque calde dell'Atlantico occidentale. Alcuni ricercatori ritengono probabile che siano stati altri predatori, come squali bianchi o orche, a catturare le prede del megalodonte. In realtà i diversi animali potrebbero anche essere entrati in conflitto diretto tra loro. Sappiamo che le orche cacciano grandi balene in gruppo e forse anche loro hanno preso di mira il megalodonte. Il grande squalo bianco a sua volta potrebbe aver preso di mira i giovani animali. È anche possibile che il megalodonte sia rimasto vittima delle sue stesse prede. Man mano che le balene sviluppavano pinne di coda e muscoli di nuoto sempre più avanzati, semplicemente non riusciva più ad afferrarle. A ciò si aggiunge il fatto che nel Pliocene molte balene si spostarono nelle fredde regioni polari, dove il gigante nuotatore non poteva seguirle. È molto probabile che alla fine il megalodonte abbia ceduto a una combinazione di tutti questi fattori. Se si seguono le spiegazioni degli esperti comprovati, le speculazioni dei ricercatori marini dilettanti sono semplicemente prive di fondamento. I criptozoologi sono dell'opinione che il megalodonte potrebbe essere riuscito a ritirarsi nel corso del tempo nelle profondità marine, dove si aggira ancora oggi. Tuttavia, per farlo avrebbe dovuto cambiare completamente il suo comportamento ancestrale e la sua intera anatomia in un tempo molto breve. Ma se l'esistenza moderna del megalodonte è categoricamente esclusa, cosa c'entra l'enigmatica analisi dei denti del 1959? Un segno di vita? All'epoca lo zoologo Vladimir Chernetsky si espresse sulla rivista scientifica Nature. Il ricercatore, che era al servizio del Queen Mary College di Londra, aveva analizzato poco prima due denti di megalodonte che erano stati scoperti dalla HMS Challenger nel 1875. Nel dettaglio lo scienziato si è concentrato sullo strato di biossido di manganese che si era formato intorno ai fossili. Poiché lo spessore del deposito aumenta da 0,15 a 1,4 mm per millennio, poteva essere utilizzato per determinare l'età esatta dei denti. Alla fine Chernetsky è giunto alla conclusione che i frammenti di dentizione hanno un'età compresa tra 11.000 e 24.000 anni. O per dirla in altro modo, se il megalodonte è vissuto fino a 11.000 anni fa, è quasi probabile che sia ancora tra noi oggi. Ma non dobbiamo dimenticare che l'analisi di quell'epoca non è affatto esente da critiche. Ad esempio, i depositi di biossido di manganese sono soggetti a una serie di fattori, motivo per cui non sono considerati un mezzo affidabile di datazione dell'età nei circoli di esperti. È però indiscutibile che alcuni squali di profondità possano raggiungere dimensioni sorprendenti. Il già citato squalo goblin, ad esempio, può raggiungere una lunghezza di oltre 6 metri. Gli squali della Groenlandia raggiungono addirittura 8 metri. Trovati a profondità fino a 2200 metri, abbiamo anche a che fare con dei metusale che nuotano. Il più antico esemplare conosciuto aveva ben 512 anni. Simile alla durata della vita degli squali della Groenlandia è il loro appetito.
Nel loro stomaco sono già stati trovati foche, orsi polari e persino la gamba di un essere umano. Vediamo, esistono davvero squali di grandi dimensioni che vivono nelle profondità marine e che diventano molto più grandi del grande squalo bianco alfa. Tuttavia gli animali corrispondenti sono chiaramente inferiori al grande squalo bianco in termini di forza e potenza di morso. Ecco perché gli esperti non credono che abbiano divorato Alfa. Ma chi è stato allora? Oltre alla teoria del megalodonte, si sta discutendo seriamente di due colpevoli, un capodoglio o uno squalo bianco ancora più grande. Con una lunghezza di oltre 20 metri e un peso di oltre 50 tonnellate, i capodogli sono noti per immergersi a più di 1000 metri di profondità a caccia di calamari. Nel farlo non si sottraggono agli scontri con i calamari giganti. E anche se il cannibalismo tra gli squali bianchi è molto raro, non si può escludere al 100% nel caso di Alfa. Tuttavia, anche questa valutazione è accompagnata da una grande fregatura. La temperatura dello stomaco degli squali è di 18 e non di 25 gradi Celsius. Chissà, forse Alfa è stato ucciso da un super pesce predatore sconosciuto che aspetta ancora di essere scoperto. E con questo, grazie per aver guardato. Non esitare a premere i pulsanti mi piace e iscriviti per rimanere aggiornato d'ora in poi. E ora ci interessa la tua opinione. Chi o cosa ha mangiato Alfa? È possibile che il megalodonte sia sopravvissuto fino a oggi? Oppure ci sono super predatori colossali nelle profondità degli oceani che ci sono stati nascosti con successo fino ad oggi? Aspettiamo i tuoi commenti.